a tutti ragazzi, allora oggi è sabato e niente, ho un po' di novità da raccontarvi. Mi sono svegliata da poco con calma e anche perché ieri sera sono uscita, sono andata al party di Squared, era l'after party, insomma dopo la sfilata, perché come sapete in questi giorni c'è insomma la moda uomo. E nulla, quindi sono andata a questo party e quindi insomma mi sono svegliata un po' più con calma stamattina. Allora, ho delle novità. Mercoledì è stato il mio ultimo giorno di lavoro e perché ho finito insomma anche dove lì dov'ero e in realtà diciamo loro mi avrebbero tenuto per un altro mese, però comunque è un'azienda piccolina, non fanno contratti, hanno quasi tutti i contratti, diciamo, cioè prestazioni occasionali con partita IVA e io non ho intenzione assolutissimamente di farmi la partita IVA anche perché pagavano anche poco e inoltre stavo facendo, diciamo, la cosa più importante è che stavo facendo un ruolo che non mi piaceva perché sto nell'ufficio commerciale e non mi piace, io voglio fare sviluppo prodotto, quello che come sapete appunto ho fatto a Napoli quando sono scesa l'anno scorso a Napoli, sono scesa apposta appunto per farmi questa esperienza e appunto metterla nel curriculum, quindi diciamo che al momento diciamo sto cercando altro, stavo cercando altro anche mentre lavoravo in questa azienda, però insomma non è semplice come sapete, quindi diciamo che adesso mi faccio questi 2 o 3 mesi di d'estate, insomma, libera, questi 2 mesi belli pieni in libertà. E quindi nulla, sono super free, quindi diciamo che insomma la mattina sto andando tendenzialmente in palestra, sto cercando di, cioè vorrei cercare di andare quasi tutti i giorni la mattina in palestra e niente, ogni tanto vado in piscina per prendere un po' di colorito e niente, diciamo mi tengo, cerco di tenermi comunque impegnata in qualche modo e di godermi l'estate, credo di rimanere qui fino a fine luglio e poi scenderò insomma a Napoli perché non voglio restare ad agosto qui, non ho ancora piani per queste vacanze, sto cercando insomma un po' di capire, fatemi sapere voi cosa farete quest'estate, scrivetemi qui nei commenti dove andrete, datemi insomma un po' di idee. Due mie amiche vanno a Bali e Singapore e volevano che andassi con loro, però io ho scelto di non andare un po' perché non volevo spendere tutti quei soldi, anche perché adesso stanno 2 o 3 mesi senza lavorare. Insomma, devo tenermi un po' e poi non mi va di fare tutte quelle ore di viaggio, insomma. Quindi, insomma, viaggioni così preferisco farli più d'inverno. E niente, detto ciò, io mi vado a lavare e vestire perché mi vedo con un'amica e niente, quindi vi farò vedere l'outfit e ci vediamo dopo. Ok ragazzi, allora mi sono vestita, lavata e truccata. Vabbè, truccata. Io d'estate comunque mi trucco sempre poco, cioè già d'inverno non mi trucco tantissimo, d'estate ancora meno. Metto giusto un po' di protezione colorata, protezione 50 colorata che mi fa anche diciamo da fondotinta per uniformare un po' l'incarnato, però in realtà non è un fondotinta, appunto è una protezione 50 colorata. E niente, un po' di lucida labbra, cioè più che lucida labbra questo lip balm è il Dior Skin Lip Glow, sì, Dior Lip Glow, il numero 001 che è leggermente rosato, l'ho adorato, l'ho finito e l'ho anche ricomprato, quindi diciamo una droga, lo tengo sempre nella borsa così quando poi si leva il rossetto metto quello. E comunque anche di base tendo comunque a mettere quello comunque per un look sempre più leggero comunque a questo sapore e un po' di mascara basta, quindi questo è quanto e niente, adesso vi faccio vedere l'outfit. Allora, ho messo questo Bermuda in lino, ho fatto veramente scorta di Bermuda, sia in lino sia in viscosa, insomma, tra Zara e Stradivarius, ne ho presi un bel po'. E niente, sotto ho messo questi sandali di Chloé che adoro, sono diventati, diciamo, un mio must. E vedete anche la mia gamba tutta sfregiata, chi mi segue su Instagram avrà visto che ho fatto un incidente una settimana fa abbondante.
E niente, quindi capita purtroppo. Poi sopra ho questa t-shirt bianca molto vecchia, comunque di qualche anno fa di Zara, che ha questo dettaglio con queste spalline comunque lavorate così. E niente, quindi un look molto molto semplice, basico e fresco, perché ragazzi a Milano fa veramente caldo, cioè è arrivata l'estate, forse da un paio di giorni che è arrivata veramente l'estate, perché diciamo, nei giorni precedenti, per fortuna, ci ha fatto respirare. L'anno scorso, a fine maggio, metà maggio, già si moriva di caldo, mentre invece, per fortuna, quest'anno la primavera è durata un po' di più. E quindi nulla, adesso estate, piena estate, caldissimo, quindi short, bermuda in lino e sandali. Cioè, outfit proprio della vita. E poi ragazzi, a completare l'outfit, ho tirato fuori di nuovo la mia borsettina di Chloe che mi ha regalato l'anno scorso mia sorella al compleanno. Io l'amo, cioè questa l'adoro, sapete che ci ho fatto tutta l'estate scorsa, primavera, estate, ed è super versatile, va bene veramente su tutto, a maggior ragione oggi che ho i sandali in pandan. E niente, quindi diciamo questo è il look completo di oggi e io scendo, ci vediamo dopo. Allora ragazzi, sono tornata e ho anche pranzato e niente, credo di andare in palestra tra un po', insomma, scendo per andare in palestra e niente, quindi vado a prepararmi. Ok ragazzi, allora io sto andando in palestra, volevo farvi vedere questo completino di Ocean's Apart e non, questa parte video non è sponsorizzata, ho collaborato però con loro veramente tantissime volte, mi trovo benissimo con i loro prodotti e quindi ve li consiglio ugualmente, poi veramente ormai metto solo questo perché ne ho veramente talmente tanti, me ne hanno inviati talmente tanti di completi che insomma vorrei sfruttarli. Questo periodo sto sfruttando tantissimo questi qui con il pantaloncino, tre completini con il pantaloncino così tipo ciclista, così marmorizzato in azzurro, poi c'è un marmorizzato bianco con le, diciamo, le macchie color cappuccino e poi tutto nero. E quindi sto mettendo sempre questi tre completi qui questo periodo perché comunque fa caldo e quindi diciamo sono gli ideali. Sotto ho, cioè come scarpe ho le New Balance, queste qui che sono veramente diventate la vita, sono super super comode e sì, mi piacciono. E sopra invece metterò questa felpa smanicata, questa qui stile un po' boxer, che ha questa scritta dietro New York, e vabbè sì, è proprio stile un po' boxer e niente, giusto per coprirmi un po' quindi questo è l'outfit che sto utilizzando questi ultimi periodi per andare in palestra che fa molto molto caldo, questi completini con ciclista. Buongiorno ragazzi, allora oggi è domenica e sto andando in piscina a prendere un po' di sole perché chissà come mi trovo qui a Milano questo weekend, non sono da nessuna parte, ultimamente sono veramente una trottola, quindi il weekend faccio sempre qualcosa, vado sempre da qualche parte. Comunque mi trovo qui a Milano, quindi ho deciso di andare a prendere un po' di sole in piscina, perché insomma qui a Milano cioè, ci dobbiamo accontentare di questo. E niente, ho pulito casa stamattina, insomma mi sono svegliata con calma perché ieri sera sono uscita. E niente, quindi mi sono svegliata con calma, ho messo a posto casa, ho rifatto il letto, ho cambiato il lenzuolo, ho fatto la lavatrice, insomma. Ho fatto un po' di cose che stavo trascurando un po', devo dire la verità, in questo periodo stavo trascurando un po' casa. E nulla, quindi sto per scendere, voglio farvi vedere il mio outfit, come sempre, così nei video vlog vi do anche un po' di outfit, idee outfit, perché comunque mi chiedete sempre video outfit e effettivamente sono molto impegnativi, quindi non sono riuscita a farne più, però insomma adesso che sarò più libera sicuramente ho deciso di farne, quindi tranquille che arrivano. Allora, come outfit per andare in piscina, ho scelto questa camicia in lino. Come vedete, la camicia di lino, ragazzi, appena la mettete, cioè, diventa uno schifo, cioè,
si spiegazza tutta. Questa è di Zara, vedete di dietro ha questa particolarità di avere i bottoni, la bottonatura, e quindi io diciamo la lascio aperta per un po'. Vabbè, l'ho messa così nello short, così un po' sblusata, sotto questi short di jeans presi da Zara, ve li ho fatti vedere in un precedente video, perché questi non sono proprio hot pant, ecco, sono un po' più adatti per stare in città, non sono aderenti, sono un po' più lunghettini, quindi insomma vedete che sì, sono più adatti, sono a vita alta e hanno diciamo l'orlo qui tagliato a vivo. Poi ai piedi ho questi sandali che presi l'anno scorso da Zara, li amo ragazzi, che non ci fate caso, la mia ferita che ormai si sta seccando, e li ho adorati, cioè veramente mi fanno impazzire, mi piacciono tantissimo, sono un po' platform con questa fantasia leopardata, li ho usati tantissimo tantissimo l'anno scorso e anche quest'anno li userò, quindi diciamo sono carini. Li ha fatti anche Chloe e mi piacciono tantissimo le scarpe di Chloe, infatti ho anche dei sandali, ma quelli che vi ho fatto vedere appunto ieri se non sbaglio, e hanno fatto anche dei sandali di diciamo di questo genere, un po' chunky, però insomma non lavorando adesso mi tengo, perché costano tipo 400 euro, e niente, quindi mi tengo questi qui di Zara che mi piacciono comunque tantissimo. Vabbè, ho sempre i soliti gelli, questi non li levo mai, e anche i cerchi insomma non mi interessa, e quindi questo è l'outfit per andare in piscina. E poi come borsa ho questo cesto meraviglioso che ho preso l'estate scorsa in Corsica, mi è piaciuto da morire, è stupendo, e nulla. Quindi diciamo le mie borse da mare sono questa e quella lì, stile un po' Dior, presa da H&M 2 anni fa. E niente, occhiali da sole per completare, sempre Chloe, li adoro, li ho comprati tipo 3 anni fa, questi se non sbaglio, rinascente. E questo è l'outfit completo per andare in piscina. Niente, scendo. Ciao. Allora ragazzi, volevo raccontarvi di questo incidente praticamente che ho fatto la settimana scorsa. Per fortuna diciamo che non mi sono fatta niente di grave. Qui vedete ci sono ancora, c'è ancora questo, prima era tutto nero, adesso vedete il livido sta piano piano scomparendo, però si vede un po' la luna. E poi anche da questo lato qui vedete ormai sono cadute le croste. E poi anche sulla gamba vedete si sta seccando tutto, e qui pure c'è ancora il livido, anche da questo lato qui c'è un livido, qui anche c'era una ferita con un livido. Insomma ragazzi, mi sono un po' danneggiata, però per fortuna niente di grave. In 20 anni che porto il motorino non mi è mai successo di fare un incidente, in 3 mesi ne ho avuti 2. Non so se vi ricordate, a marzo un furgone mi ha tagliato un po' la strada, ovviamente andavamo molto molto lentamente entrambi, quindi lì veramente non mi sono fatta niente, anche il motorino si è fatto giusto qualche graffietto, e a breve mi dovrebbero arrivare anche soldi per quell'incidente, mentre invece questa volta è stata colpa mia, e devo dirvi la verità che mi sono molto 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 spaventata, perché non mi era mai capitato di distrarmi, cioè io ho un controllo alla guida pazzesco, sia in auto che in motorino, ho guidato in condizioni assurde, riesco sempre a mantenere molta lucidità, molto controllo, sono anche molto portata per la guida, quindi diciamo che veramente non ho mai fatto incidenti nella mia vita, né in auto né in motorino. E mi sono molto spaventata di questa mia distrazione, perché ancora ad oggi io non riesco a spiegarmi come sia successo, cioè io ero come in trance, cioè mi ero distratta, non avevo cellulare, non avevo musica, nulla. Ero sovrappensiero, ma come se fossi in trance, perché poi a un certo punto ho alzato lo sguardo, mi sono ritrovata la macchina ferma, incolonnata al semaforo,
ho frenato e non sono riuscita ovviamente a non prenderla, per non entrare proprio nel cofano ho un po' sterzato, quindi l'ho presa un po' di lato, quindi la macchina non si è fatta quasi nulla, giusto qualche graffietto, invece il mio motorino si è abbastanza danneggiato e io mi sono fatta anche un po' male. Poteva andarmi peggio ovviamente perché siamo in città, comunque non ci sono queste velocità chissà quanto elevate, non ho neanche battuto la testa, voglio dire, avevo il casco ma comunque non ho neanche battuto la testa, cioè il casco non aveva neanche un graffio, quindi solamente appunto le gambe, perché la gamba destra appunto era rimasta sotto al motorino. Per fortuna avevo gli stivali dei Camperos, quindi comunque ecco, non, nulla di grave, nulla di rotto eccetera, solo delle scoriazioni, dei lividi, delle contusioni, però comunque mi ha spaventato questa cosa perché non mi era mai successo di distrarmi così e niente, quindi ora ho molta paura sinceramente, nel senso che vado molto piano, mi guardo 800 volte intorno prima di cambiare direzione, prima di, non lo so, ho molta ansia, vi devo dire la verità. Quindi di sicuro non rinuncio ovviamente al motorino perché è una comodità e non ci voglio rinunciare, però vi dico la verità, sono molto molto spaventata, quindi ci sto andando veramente molto molto cauta, cioè prima ero molto più non spericolata, però ecco, guida alla napoletana, ecco, quindi molto agile, molto abbastanza insomma sportiva, ecco. E invece adesso ci vado veramente piano, perché poi vedo che a Milano veramente ci sono incidenti ogni cioè veramente vedo motorini per terra ogni metro, quindi questa cosa mi spaventa ancora di più, e cosa che a Napoli ad esempio no, non mi era mai successo neanche di vedere, cioè ci saranno ovviamente incidenti anche lì, però molti meno. In realtà la città in cui ho visto più incidenti proprio al secondo in strada è Roma, cioè Roma secondo me è tremenda, però insomma anche Milano ho notato che purtroppo è un po' pericolosa da questo punto di vista, quindi ragazzi mi sono spaventata, quindi adesso ci sto andando veramente con i piedi di piombo. E nulla, a sto giro ovviamente l'assicurazione non mi pagherà perché è colpa mia, perché è sempre colpa di chi viene da dietro. E nulla, quindi i soldi che mi arriveranno dall'altro incidente li userò per aggiustare il motorino, perché si è aperto tutto davanti, cioè la parte, la scocca del lato sinistro davanti si è spaccata, quindi adesso ho il motorino aperto. Per fortuna il motorino funziona, non ha nessun danno a livello meccanico eccetera, però comunque ragazzi dovrò comunque spenderci dei soldi e niente, quindi ovviamente utilizzerò i soldi dell'altro incidente. E niente, quindi vi ho aggiornato anche su sta roba e nulla ragazzi, anche per oggi è tutto, il video finisce qui e niente, ho intenzione di fare sicuramente video outfit, quindi mi raccomando stay tuned, perché adesso avrò un bel po' di tempo, sarò tutto luglio insomma qui a Milano e quindi insomma avrò tempo, quindi nulla, rimanete sintonizzati, io vi mando un super mega bacio come sempre, ci vediamo al prossimo video.